Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Nel Movimento 5 Stelle la lettera ai vertici da 52 deputati e 17 senatori. Quindi praticamente 69 persone scrivono ai vertici del Movimento 5 Stelle per chiedere un rinvio del voto del 9 dicembre sulla modifica del trattato del MES. Dicono, no, non vogliamo mettere a rischio la maggioranza. Ovviamente non vogliono mettere a rischio la maggioranza perché con una caduta del governo, Toninelli, Barbara Lezzi, Elea Lannutti, Mattia Crucioli, che sono tra i firmatari di questa protesta, perderebbero il lavoro perché sono alla fine del secondo mandato e andrebbero a casa. Non disoccupati perché dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno hanno la, tra parentesi, meritata pensione, insomma. Toninelli, lo pagheremo noi a vita come pensionato della Repubblica per aver fatto questo straordinario lavoro. Lui che dice di essere stato il miglior ministro della storia d'Italia. E beh, se sono soddisfazioni. Quindi una lettera esplosiva, firmata da 52 deputati e 17 senatori, di cui due membri del governo. I destinatari sono i vertici dei 5 Stelle e l'oggetto è di fatto un no alla riforma del MES. Attenzione, non stiamo parlando del no all'utilizzo dei 37 miliardi. Qui stiamo parlando di un no alla riforma del MES in Europa, che realmente è tangibile all'Italia in modo, insomma, marginale, nel senso che ci sono delle cose che non vanno bene, ma tutto il baccano che stanno facendo sul MES, perché non l'hanno fatto sui decreti sicurezza che hanno voluto anche loro? Questo che io mi chiedo. Mi sembrano un po' delle battaglie ideologiche che a volte sono difficili da capire, o perlomeno, o forse semplicissime da capire. La lettera è indirizzata al capo politico Vito Craimi, come direbbe Luigi Di Maio. Sapete che lui cambia i nomi, li fa diventare un po' inglesi, come virus diventa virus. Quindi potrebbe essere che anche la lettera è indirizzata a Vito Craimi, no? E al sottosegretario della Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e ai capigruppo di Camera e Senato Davide Crippa e Ettore Licheri. È subito convocata un'assemblea congiunta per venerdì alle 20:45 su Zoom con il capo politico Craimi. Beh, un segnale pericoloso perché il 9 di dicembre si voterà sulla riforma del MES e la defezione dei 5 Stelle potrebbe mettere a serio rischio la tenuta della maggioranza e perfino il governo. Perché? Perché se intanto, se il Parlamento non ratifica quello che Gualtieri è andato a dire e a promettere in Europa senza un mandato, è illegale. Quello che ha fatto Gualtieri è illegale. Non può dire io prometto, ma tanto poi il Parlamento in Italia decide. Tu per andare a promettere devi avere l'autorizzazione del Parlamento. Non funziona al contrario. Ma tanto c'è poi il Parlamento che decide, anche se io prometto di andare sulla Luna, poi il Parlamento no. Tu per andare a esporti e poi a far fare una figuraccia all'Italia, perché prima vai a dire sì e poi il Parlamento dice no, significa che l'hai fatta grossa, che quello che hai fatto è illegale. Quindi questo potrebbe mettere a rischio la tenuta della maggioranza, perché se Giuseppe Conte dovesse mettere la questione di fiducia su questa votazione, con la questione di fiducia, se la legge non passa, il governo è automaticamente caduto, finito, non c'è appello. Se non mette la questione di fiducia, il governo andrebbe sotto, cioè il governo non avrebbe i voti per far passare la legge e si formerebbe una diversa maggioranza, no? Ecco, ci sono i diversamente giovani, diversamente di qui, diversamente. Ci sarebbe anche una diversa maggioranza, come ad esempio è successo per la TAV, quando nel governo Conte 1
la Lega vota con l'opposizione, si forma una diversa maggioranza e poi è l'inizio della fine, perché quando comincia a formarsi una diversa maggioranza cade anche il tabù. E quindi a rischio il governo. Tra chi protesta ci sono il mitico Danilo Toninelli, no? Una leggenda, no? Una leggenda vivente, direi. Attenzione, il mio è sarcasmo, non fraintendiamo. Poi c'è Barbara Lezzi, Eli Lannutti, Mattia Crucioli. Secondo i firmatari, in questi mesi è cambiata la volontà di quasi la metà del Parlamento di accedere al MES, rendendo de facto questo strumento più vicino al nostro paese, ed è cambiato il contesto macroeconomico legato alla pandemia Covid, che rende ancora più inadeguato questo strumento. I rischi di un voto contrario sono ben presenti. Non vogliamo in nessun modo mettere a rischio la maggioranza, specificano subito, perché diceva, attenzione, vogliamo mica compromettere l'accredito dello stipendio di 13.000 euro, che sia mica l'ultimo, eh? Non sia mai, quindi non c'è nessuna volontà di mettere a rischio la maggioranza barra a credito dello stipendio. Ma non si può votare sì, dicono. Irrigidire ulteriormente questi strumenti sarebbe un grave errore storico e non può bastare dire di non voler accedere al MES per avallare a cuor leggero una sua reformatio in peius, dicono, proprio per via dei suoi effetti. Beh, loro parlano anche in latino, i grillini parlano anche in latino, Gaudet Mater Ecclesiae, gioisce la Madre Chiesa, ma poi dicono, può essere certo di rimanere al governo del paese per sempre. In sintesi, il nuovo contesto dovrebbe portarci a riaffermare con maggiore forza e maggiori argomenti quanto già ottenuto negli ultimi mesi. No alla riforma del MES. La richiesta è quella di un rinvio. Chiediamo che nella prossima risoluzione parlamentare venga richiesto che la riforma sia subordinata alla chiusura di tutti gli altri elementi, EDIS, NGEU, delle riforme economiche e finanziarie europee in ossequio alla logica di pacchetto o in subordine a rinviare quantomeno gli aspetti più critici della riforma del MES sopramenzionati. In alternativa, concludono, l'unico ulteriore passaggio che i parlamentari del Movimento 5 Stelle avrebbero per bloccare la riforma del MES sarebbe durante il voto di ratifica nelle due Camere. Infatti, quello con il voto di ratifica è proprio lì che si può bloccare, perché se il Parlamento non ratifica vuol dire che lo Stato non accederà e non darà il suo avallo alla modifica internazionale del MES. Grazie e buon proseguimento di giornata.